Il cimitero urbano di Via Giustizia è ultracentenario e il peso degli anni lo avverte tutto. Da tempo attende l'esecuzione di lavori che ridiano un minimo di decenza ai padiglioni, ma questi non vengono fatti. Muri pericolanti, caduta di intonaco, infiltrazioni d'acqua, perfino allagamenti, richiedono un immediato intervento alla nuova amministrazione comunale. Lo evidenzia Mauro Tallevi, un pensionato che, ancorato alla memoria dei propri cari, del cimitero di Via Giustizia conosce ogni angolo. C'è una pianta attaccata al marciapiede che butta fuori giustamente e alza il marciapiede ed è un pericolo per chi cammina, per grandi, piccoli, per tutti. È stato messo un segnale per non andarci sopra, però se nessuno l'aggiusta, quello diventerà sempre peggio. Questo è uno dei tanti pericoli che ci sono. Poi, quanto piove, siccome le grondaie sono tutte intasate da 11 anni fa, perché sono state pulite 11 anni fa, e adesso l'acqua che fa entra dentro nelle tombe dove ci sono i morti. È un macello sotto dove c'ho mia suocera, ieri c'era mezzo metro d'acqua e dalle vecchie amministrazioni mi è stato detto che erano stati stanziati i soldi per fare i lavori, però ancora i lavori non sono stati fatti. Io chiedo, se è possibile, un po' per volta di fare i lavori, quelli più urgenti, poi il resto vedranno loro. C'è nella parte vecchia, lato monte, è 9 anni che c'è un'impalcatura con delle croce che adoperano i muratori per tenere su il soffitto. Quello lì, se non l'aggiusti, rimane così oppure peggiora. Io non so cosa dire. Spero che la nuova amministrazione faccia il suo dovere. Chiedo solo quello. Se è possibile andare a trovare i defunti con un po' di decoro. Ci sono anche dei pericoli, perché per esempio scendere la scalinata per il reparto sotterraneo, insomma, non è molto agevole. Mi sembra che un ascensore non è praticabile solo per i lavori, quindi è una situazione che deve essere risolta, a parte gli intonaci che sono scrostati e che debbono essere risanati, che devono essere bonificati. C'è il soffitto che cade, c'è un padiglione, adesso non mi ricordo se è la A o la B, che sta cadendo dei pezzi di cemento. Se c'è una persona sotto si può fare anche del male serio, non le stupidaggini. E questo sono tanti anni che sono così. Come ho detto prima, le grondaie, se uno guarda, ci sarà mezzo metro d'erba. Se quelle non vengono pulite, l'acqua non è che va giù discendente, ma va fuori, va giù nel muro, e dal muro va nelle tombe dove ci sono i defunti, dove c'è le casse. Io chiedo questo alla nuova amministrazione.